Risalgono i ricoveri, il bollettino diffuso oggi dalla regione Liguria registra 3 nuovi casi di persone positive al coronavirus nel Tiguglio, dove si registrano 98 ricoveri, 4 in più di ieri, 97 all'ospedale di Sesto Levante con 6 pazienti in terapia intensiva e 1 al nosocomio di Lavagna. Le sorveglianze attive nel territorio della SR 4 oggi sono 692, mentre ieri erano 677. Intanto le prime dosi del vaccino anti-Covid nel territorio della SR 4 negli ospedali di Sesto e Lavagna. Vaccinazione del personale ospedaliero e territoriale, ma anche di ospiti, lavoratori della RSA, gli operatori che lavorano in strutture sanitarie private accreditate con il sistema sanitario regionale, il personale delle pubbliche assistenze che si occupa dei trasporti sanitari e gli operatori impegnati nel complesso ospedaliero del sistema sanitario ligure come cuochi e personale delle pulizie. Il bollettino diffuso oggi dalla Regione Liguria registra 3 nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel Tiguglio, dove si registrano 98 ricoveri, 4 in più rispetto alla giornata di ieri, 97 all'ospedale di Sesto Levante con 6 pazienti in terapia intensiva e 1 al nosocomio di Lavagna. Le sorveglianze attive nel territorio dell'ASR 4 oggi sono 692, mentre ieri erano 677. In Liguria oggi ci sono stati invece 223 nuovi positivi al coronavirus. I tamponi processati sono 2.533. Le guarigioni sono 319. Gli attualmente positivi scendono a 8.300. Tornano però a salire i ricoveri. Oggi i pazienti positivi negli ospedali della nostra regione sono 853, più 10 rispetto a ieri. Di questi, 73 sono in terapia intensiva. Sono 15 presidi individuati e circa 68.000 le persone da vaccinare nella prima fase. Il fabbisogno iniziale comunicato dal governo, che contava circa 50.000 unità tra personale ospedaliero e territoriale, ospiti e lavoratori delle RSA, è stato integrato con operatori di strutture sanitarie private accreditate col sistema sanitario regionale, personale delle pubbliche assistenze che si occupano dei trasporti sanitari, inclusi quelli in emergenza o urgenza, operatori che operano nel complesso ospedaliero del sistema sanitario ligure. Le strutture individuate per la somministrazione dunque delle prime dosi sono passate da 23 a 15 in ASL 4 gli ospedali di Sesto Levante e Lavagna. L'organizzazione sanitaria regionale prevede che la vaccinazione possa essere effettuata sul posto, come ad esempio nelle RSA e nei punti individuati appunto per la somministrazione. A Cicagna sono oltre 70 i nuclei familiari a beneficiare dei buoni alimentari comunali. Oltre ai buoni saranno consegnati anche una serie di pacchi alimentari che verranno recapitati direttamente nelle case delle persone che hanno difficoltà negli spostamenti. L'importo distribuito è di circa 18.000 euro. L'amministrazione comunale, spiega il sindaco Marco Limoncini, ha lavorato fortemente in queste settimane con gli uffici dei servizi sociali per riuscire a pubblicare il bando e distribuire i buoni in tempo utile per poterli spendere entro le festività natalizie. Proseguono i lavori di mitigazione del rischio idraulico e di aumento del livello di resilienza nell'arenile della Baia delle Favole in località Sant'Anna, nell'area antistante l'ex ottagono a Sestri Levante. Sono in corso infatti le demolizioni delle opere a terra, al termine delle quali si avvierà la costruzione della nuova rampa e scala di accesso e la realizzazione di pali a protezione della piazzetta. A breve anche l'avvio delle opere a mare con l'arrivo dei primi massi con il pontone utili all'allungamento dei pennelli di scogli. L'intervento nel suo complesso è volto a mitigare i problemi di erosione della costa durante mareggiate di forte entità per un investimento complessivo di 1.550.000 euro finanziato con fondi della Protezione Civile. A breve sarà pubblicato il bando per la realizzazione e gestione della struttura per la gestione della spiaggia libera attrezzata, un intervento complessivo di tutela della costa e del territorio. Sulla realizzazione di campi da padel sul tetto del nuovo depuratore di Rapallo, Europa Verde Tiguglio si dice contraria.
La gente, dicono i rappresentanti del movimento Massimiliano Mantini, Pierluigi Biagioni e Angelo Spanò, dovrebbe stare oltre i 100 metri dall'impianto in quanto c'è il pericolo degli aerosol batterici. Secondo Europa Verde Tigullio, inoltre, l'impianto è in funzione e dunque dovrebbe lavorare in depressione, ma così non è perché c'è una finestra aperta. Il consigliere regionale di Cambiamo, Domenico Cianci, invece parla della messa in sicurezza del Golfo di Rapallo come di una delle più importanti opere realizzate nel Tigullio negli ultimi decenni. Cianci inoltre interviene anche sulla notizia per cui il Ministero delle Infrastrutture non comprenderà il tunnel della Fontana Buona nelle opere finanziate con il Recovery Fund. Sarebbe l'ennesimo schiaffo alla vallata, dice. Come consigliere regionale farò tutto quanto nelle mie possibilità per capovolgere la decisione del governo, totalmente priva di logica e distante dalle esigenze di cittadini e aziende. Benzina in sciopero dalle 19 di stasera fino al pomeriggio di dopodomani, mercoledì 16 dicembre. Fibe Confesercenti, FGCA CISL e FIGIX ANISA Confcommercio hanno proclamato infatti uno sciopero nazionale dei distributori di carburante. La prefettura di Genova però ha reso noto l'elenco degli impianti che garantiranno l'apertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per la Riviera di Levante si tratta della rete di distributori Kuwait di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante, l'API di Lavagna e l'Europam a Zoagli. Questi sono i pacchi di quest'anno, voi li vedete alle mie spalle e il contenuto di questi pacchi lo vedete su questo tavolino. Abbiamo cercato di fare il massimo, ma quello che ci tengo a dire a chi riceverà questi pacchi è che questo è un segno che noi volentieri diamo a Natale, ma quest'anno in modo particolare, perché quest'anno è proprio un modo per farsi compagnia, è un modo perché l'amministrazione entri in casa delle persone che spesso sono persone sole, quelle assistite come pasti a domicilio o come assistenza domiciliare o come telecom, che sono sole. Quindi fate conto che ricevendo questo pacco ricevete un po' della nostra compagnia. Buon Natale a tutti e speriamo di uscire presto da questa situazione. Anche quest'anno l'amministrazione comunale aiuta gli anziani che sono assistiti a domicilio dai servizi sociali del comune di Chiavari. Quindi tutte le persone che godono dei pasti caldi a domicilio o del telesoccorso, anche quest'anno riceveranno un pacco natalizio. Quest'anno abbiamo deciso di acquistare questi pacchi dalla Conad, che è sempre stata vicina alle iniziative dell'amministrazione comunale in tema di servizi alla cittadinanza. Addirittura i titolari hanno anche incrementato con pacchi alimentari quanto il comune ha acquistato da loro. E questo per garantire un Natale sereno a tutti quanti, soprattutto alle persone bisognose. Volevamo comunque ringraziare la giunta comunale per aver scelto noi per fare questo tipo di servizio. Quest'anno abbiamo fatto diversi tipi di azioni nei confronti della collettività, ricordo a inizio anno le 200 spese omaggio che abbiamo dato alle persone bisognose, alle quali si sono aggiunte anche 50 spese date dai clienti. Questa volta noi abbiamo fatto solamente da servizio logistico e di supporto fisico a dare adito a concludere questa lodevole iniziativa da parte del Comune, cercando di integrare con dei prodotti aggiuntivi il già nutrito pacchetto che il Comune ha prodotto e niente, speriamo che insieme si possano fare altre iniziative per la collettività di Chiavari. Sono molto molto amareggiato perché chiaramente la squadra ha fatto un gran primo tempo, ma anche 10 minuti del secondo tempo, dove potevamo fare gol con Toscano, con Schenetti all'inizio proprio del secondo tempo. Quindi chiaramente non abbiamo sofferto assolutamente l'Empoli nel primo tempo perché gli riuscivamo a giocare tranquillamente e gli prendevamo tanta profondità. Abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol puliti per far gol nel primo tempo, ma bene anche fino al primo gol. Poi purtroppo la squadra a livello proprio mentale ha subito proprio un
ha dimostrato di essere molto fragile mentalmente. Questa è stata una cosa che chiaramente ci è dispiaciuto tanto perché comunque abbiamo preso altri due gol su calci piazzati, abbiamo abbassato le attenzioni su delle palle buttate da parte dell'Empoli, che chiaramente a livello di individualità è una squadra sicuramente di alto livello, ma hanno vissuto su queste individualità che ci hanno messo in grande difficoltà perché siamo venuti meno proprio sotto l'aspetto caratteriale. Però rimane il fatto che abbiamo dimostrato che, voglio dire, ci siamo perché stiamo crescendo sotto l'aspetto del gioco, perché siamo venuti sempre fuori guadagnando campo con delle giocate giuste su questa squadra qua. Abbiamo preso profondità, che era un problema, che non riuscivamo mai a prendere profondità. Quindi siamo arrivati sempre ad aggirare bene la linea difensiva e anche a scomporla, la linea difensiva dell'Empoli. Ci è mancato diverse zampate nel primo tempo, poi siamo stati bravi a far gol, diciamo, a fine primo tempo. E chiaramente adesso c'è subito una partita perché dobbiamo essere bravi a dar continuità, a far crescere la squadra. Associazione Cuochi Genova e Tiguglio, Alessandro Antonio, io sono il presidente. Abbiamo scritto una lettera a tutte le istituzioni, a partire dai sindaci dei comuni fino ad arrivare anche ad alcuni parlamentari. Siamo un po' contrari a quest'ultimo DPCM in quanto ci penalizza di nuovo tantissimo. Ci penalizza perché soprattutto ci continua a fare star chiusi di sera, ma diciamo che siamo ormai quasi abituati e non vorremmo che diventasse una bella abitudine, ma abbiamo rispetto profondo della malattia e delle misure sanitarie, quindi andiamo avanti e ci stiamo adeguando. L'unica cosa che non ci fa piacere è quella di dovere nei giorni di Natale, Santo Stefano, il primo dell'anno, che sono quei periodi dove comunque si poteva lavorare un po' di più nell'inverno, non poter avere clienti che vengano da fuori del comune. Quindi, oltre già la chiusura comunque delle regioni che ci penalizzava già tantissimo, perché comunque viviamo di un turismo di seconde case o di comunque degli vicini amici piemontesi o emiliani o comunque lombardi che vengono a trovarci nei nostri ristoranti, blocco, diciamo, quello che è la fermare i comuni, quindi non poter uscire dal comune, ci danneggia soprattutto perché pensiamo anche a quei ristoranti che si trovano comunque nelle piccole realtà dei borghi dell'entroterra, quindi per loro sarà veramente difficile tenere aperto. Questo noi abbiamo fatto un appello a tutti perché si cerchi comunque di riuscire ad avere almeno basta un'apertura alle province. Speriamo che qualcosa sortisca, ma dalle ultime voci, le ultime dichiarazioni anche del governo, sembrerebbe di no. Questo ci metterà in grande difficoltà e rischiamo ulteriormente di perdere veramente tanti posti di lavoro.
Previsioni per domani, martedì 15 dicembre. Nuvolosità medio-alta diffusa al mattino, con brevi e locali piovigini. Temporanee e parziali schiarite nel pomeriggio e nuovo aumento della nuvolosità in serata da ponente. Venti da est, con locali rinforzi dalla sera. Mare poco mosso, umidità su valori medi. Le temperature previste: sulla costa tra 6 e 14 gradi, nell'entroterra tra 2 e 12 gradi.